In aggiunta ai progetti sopra elencati, andranno in appalto nel prossimo settembre, questo mese, 800.000 euro che riguarda la messa in sicurezza di gran parte e l'agibilità di gran parte delle scuole del comune, unitamente chiaramente all'incendio. Non è stato possibile farlo prima, in quanto la Giunta regionale ha approvato il finanziamento il 25 di luglio 2013 di quest'anno, poi abbiamo provveduto a redare tutti i progetti per le scuole, inviarli ai Vigili del Fuoco, abbiamo avuto l'ok dei Vigili del Fuoco e i lavori saranno eseguiti scolastico, cioè dall'1.30 in poi, chiedendo ai dirigenti scolastici di non fare tempo pieno almeno fino a Natale. Comunque le scuole devono essere messe tutte in agibilità ed avere l'antincendio. E questo è uno dei provvedimenti più attesi e più declamati, chi si ricorderà che la memoria è un poco più lunga, io l'anno scorso con mia propria ordinanza avevo chiuso le scuole perché molte delle quali non erano a norma e piano piano siamo riusciti ad ottenere i finanziamenti dallo Stato CIPE e dalla Regione Molise. Questi lavori saranno, come ho detto poco fa, eseguiti tutti quanti e per il 31 di dicembre avremo tutte le scuole agibili di questa città. Unitamente a questo provvedimento è stato approvato dalla Giunta qualche giorno fa 250.000 euro che riguarda il verde pubblico della città, tra i quali così suddivisi 40.000 euro vanno per la potatura degli alberi in città, 20.000 euro per la villa dei bambini e villa dei cannoni che è dietro al comune, e sarà tutta arredata da giochini, implementata già con quelli che ci sono, resi ancora più sicuri. 20.000 euro andranno per il parco La Madonnina di via Campania, 20.000 euro andranno al parco, alla costruzione del verde pubblico di via Carducci, a valle di via Carducci, e altri lavori interesseranno tutto il verde pubblico della città di Campobasso, tentando di recuperare tutto ciò che in questi anni nella mia amministrazione, per ovvi motivi, io ricordo sempre a chi ha memoria corta che questa amministrazione ha dovuto pagare 10 milioni di debiti fuori bilancio, cioè di debiti fatti dalle passate amministrazioni, avendo perso tutti e tre i gradi di giudizio, abbiamo dovuto pagare, bere o affogare. Ad oggi, mentre sto parlando stasera, 2 settembre 2013, noi abbiamo pignorato la nostra tesoreria per circa 5 milioni di euro per debiti di lavori non eseguiti a perfetto regola d'arte, per cui l'impresa ci ha chiesto i danni per 5 milioni di euro grazie alle passate amministrazioni, grazie a Cicale e a tutti quei denigratori che attaccano la mia amministrazione. Unitamente a tutto questo abbiamo provveduto a fare ordinanza per quanto riguarda i rumori, per la chiusura di piazza Prefettura, una serie di ordinanze che riguardano lo sfarcio delle erbe che ricadono sulle strade comunali e degli alberi, i cui rami vanno a finire sui marciapiedi degli alberi, e questo serve anche come risposta a tanti che hanno scritto che non è più possibile camminare sui marciapiedi perché trovano di fronte i rami degli alberi. Questi sono alcuni dei provvedimenti ai quali seguiranno altri in questi giorni, e quindi torniamo a quello che ho detto prima, mentre i cani abbaiono, cioè le opposizioni abbaiono, le carovane passano e il lavoro delle formiche continua.